E quello che mi soddisfa è che non sarà solo un luogo dedicato alla pratica sportiva, ma un luogo dove studiare la storia dello sport varesino, dove studiare il valore di fare sport, e quindi ci sarà questo museo della pallacanestro lombarda che potrà essere molto educativo per i ragazzi anche delle scuole intorno, quindi la Vidoletti, tutte le scuole che sono nell'area, ma anche le scuole della provincia e della Lombardia, per capire attraverso uno spazio espositivo il valore non solo della medaglia o della maglietta o del gadget, ma il valore di una storia.